Le prove furono completate praticamente, che durano anche abbastanza. E avevamo anche preparato naturalmente il programma di volo con Nello Ferretti e naturalmente l'emozione era notevole. E soprattutto era notevole anche perché era tutto l'ambiente degli addetti, insomma così, che naturalmente erano molto, come dire, orgogliosi, ma anche diciamo preoccupati per l'esito delle prove. Non dimentichiamo che l'autoscienza aveva già volato, però in pratica era il primo velivolo a reazione che faceva l'appiaggio. Era per questo che non c'era, diciamo così, ancora abbastanza esperienza. Ed è stato proprio l'808 a costituire praticamente la base per la quale poi si arriverà anche al 180, che 180 praticamente dal mio punto di vista, così, ha beneficiato tantissimo dell'esperienza che si era fatta la Piaggio sia per l'inviluppo di volo, praticamente già da velivolo a getto, parlo di 180, sia naturalmente per problemi dovuti appunto a compressibilità, insomma, a volo ad alto Mach e compagnia bella, volo ad alta quota, problemi di pressurizzazione, eccetera. Comunque, insomma, era un aeroplano di 808 che effettivamente così preoccupava in modo particolare. E noi, equipaggio di volo, eravamo preoccupati soprattutto per l'impiego da Villanova ad Albenga, primo volo dopo tutte quelle modifiche, in un aeroporto di una lunghezza di pista insomma limitata per un prototipo. Naturalmente con un sacco di incognite dovute proprio alla mancanza di conoscenza delle caratteristiche vere, quindi quando si decolla su un aeroplano naturalmente bisogna prevedere soprattutto la piantata di motore, no? Allora lì ci sono delle velocità di sicurezza al decollo, per cui se il motore pianta al di sotto di una certa velocità bisogna arrestare l'aeroplano, ma serve pista, altrimenti insomma così bisogna decollare con un solo motore e serve pista. Cioè tutte queste problematiche qui effettivamente insomma così preoccupavano un po', però diciamo dal punto di vista professionale, così diciamo eravamo abituati a queste cose. Ma c'era anche un'altra cosa strana, che nella ricostruzione del prototipo era stata cambiata la conformazione della cabina piloti ed era stato necessario quindi cambiare anche, sarebbe stato necessario cambiare i parabrezza laterali. E che naturalmente non arrivarono in tempo. Allora, per non ritardare il primo volo, furono messe al posto dei trasparenti delle piastre di metallo, per cui in pratica, insomma, così non c'era visibilità laterale, avevamo solo la visibilità attraverso i frontali. E questo naturalmente poteva essere un problema, naturalmente anche per evitare eventuali collisioni con altri velivoli, che quello lì ci comportò una più precisa coordinazione con gli enti di controllo aereo, appunto proprio per evitare, insomma, così di trovarsi in conflitto, insomma, con l'altro traffico, insomma, così. Però si è tutto naturalmente benissimo, soltanto che invece di riatterrare a Villanova Valbenga, andammo a atterrare direttamente a Genova. E lì naturalmente iniziò anche un periodo di
di scomodità, perché non c'era attrezzatura ricettiva adeguata in nessun campo, insomma l'aerostazione di Genova era proprio costituito da baracche, insomma l'aeroporto baracca di Genova era proprio allora veramente fatto da baracche, insomma, e la Piaggio sul piazzale Grande dove c'è attualmente l'aerostazione e aveva fatto costruire così un piccolo edificio, un piccolo hangaretto dove ci stava un solo aeroplano praticamente e senza riscaldamento, solo con delle stufette, insomma, cominciamo a volare mi ricordo il 4 di novembre, che era il giorno festivo, insomma, ma per guadagnare tempo, insomma, effettivamente tutti i momenti erano necessari, appunto, e lì effettivamente così posso dire appunto, insomma, così di non avere goduto delle grandi comodità, ecco. E fermo restando che già anche al Benga non c'erano grandi comodità, anche lì c'era un piccolo hangar metallico ex residuato, insomma, della guerra, immagino. E anzi, per questo l'ingegnere Ruggeri mi raccontava un episodio, insomma, così che può essere particolare. Anni prima, tra i clienti Piaggio c'era stato anche un Assis che andò a ritirare un aeroplano a Villanova d'Albenga accompagnato dalla Callas, che era la sua compagna. Ebbene, la Callas ebbe bisogno di andare in bagno. Ruggeri ringraziò il cielo di avere appena finito di fare rimettere a posto il suo bagno, il suo gabinetto, insomma, così, che era uno sgabuzzino, insomma, così indecente, però almeno era stato appena rifatto, insomma, così. E quindi la Callas inaugurò naturalmente quel bagno lì, insomma, così, per dire, ma non era certo un ambiente, insomma, per raccogliere i clienti naturalmente facoltosi che abituati a ben altro servizio. Questa è l'unica critica che io appunto ho sempre fatto alla Piaggio, perché per arrivare naturalmente ad accogliere bene i clienti ha dovuto naturalmente far passare tanti e tanti anni, insomma, così. E anche i primi anni nel nuovo stabilimento di Genova, insomma, così, l'accoglienza non era adeguata. Dal punto di vista tecnico era un'altra cosa, effettivamente. Personale naturalmente in gambissima, motivato, soprattutto appassionato, che naturalmente non si tirava mai indietro, era disponibile a tutte le ore. E lì effettivamente era piacevole effettivamente lavorare.